Nella nottata e nella mattinata di venerdì il team della GeoBarents ha effettuato due operazioni di soccorso. La prima di un barcone di legno con 162 persone a bordo, tra cui moltissimi siriani in fuga dalla guerra, donne, bambini e molti minori. Poche ore dopo, mentre procedevamo verso il porto di Salerno, che ci è stato assegnato dalle autorità italiane, abbiamo avvistato proprio sulla nostra prua un'altra barca in difficoltà con a bordo 96 persone che abbiamo soccorso. Procedendo verso il porto di Salerno siamo poi venuti a conoscenza di altri quattro barche in difficoltà, grazie a Colibri, l'aereo di un'associazione pilot volontaire, e alcuni casi di Alan Fon, che tra l'altro corrispondevano con alcune delle imbarcazioni in distress avvistate da Colibri. In più abbiamo sentito sul canale UHF, il canale pubblico in cui tutte le navi devono essere all'ascolto, di un'altra barca in difficoltà. Anche l'aereo di Frontex, Eagle 2, ha poi tra l'altro diramato anche un'allerta per una delle barche appunto segnalate da Colibri. La più vicina di queste era a 40 miglia dalla GeoBarents, quindi meno di 4 ore di navigazione. Abbiamo durante tutta la giornata di ieri cercato di, da un lato, monitorare il destino di queste imbarcazioni e delle persone in difficoltà, e dall'altra parte chiesto al centro di coordinamento italiano di poter assistere queste persone in difficoltà, e chiesto ai 3 centri di coordinamento in cui questi diversi casi si trovavano, quello libico, quello maltese e poi successivamente quello italiano, quale fosse stato il destino di queste persone. È stata negata alla GeoBarents la possibilità di soccorrerli, e ci siamo stati messi di fronte quindi a quello che è il nuovo decreto, a quelle che sono le nuove politiche ci mettono di fronte. Da un lato il dover eseguire gli ordini per non rischiare di avere la GeoBarents detenuta per 20 giorni o 2 mesi e quindi essere lontane dall'area di operazioni, dall'altra parte sapere che ci sono persone in difficoltà e sapere di avere la capacità di poterle soccorrere e non poterlo fare. Nella serata di ieri poi siamo venuti a conoscenza che 2 di questi casi sono stati soccorsi vicino Lampedusa dalla Guardia Costiera, ma degli altri non si sa più nulla.